eccomi qua allo stand di Viribirazioni Art Design in compagnia di Alberto. Esatto. Alberto, prima domanda, da cosa nasce la vostra passione? La nostra passione nasce, diciamo, dalla voglia di creare qualcosa di nuovo con le nostre mani, senza dover sempre per forza sottostare agli sistemi di produzione industriali o comunque già utilizzati da parecchio tempo. Quindi noi ci mettiamo in officina e, seguendo la nostra poetica, che è quella appunto di andare a ricercare i bidoni di oli esausti e quant'altro, andiamo a recuperarli, conserviamo le grafiche, i colori, che sono comunque sia vissuti dall'utilizzo nel tempo, e andiamo a creare questi oggetti, che in questo caso sono animati a motore, ma principalmente anche complementi d'arredo, che sono comunque quelli che per primi sono usciti dalla nostra creatività, diciamo così. Infatti già con questa moto vediamo una grande particolarità nel look, ma questo prodotto è per un pubblico particolare, a chi è rivolto? Ma diciamo che i nostri prodotti, sia dell'arredamento sia le moto, sono rivolti ad un pubblico di nicchia, appassionati del settore, che comunque sia cercano il più possibile di distanziarsi da quella che è l'estetica e la produzione di serie della moto. E in questo caso noi andiamo, appunto, partendo da moto relativamente di basso valore, andiamo a ricreare delle estetiche e delle configurazioni che non hanno più niente a che vedere con quello che è la produzione di serie, e che soprattutto fanno vivere un sogno, un immaginario, una storia, che è un po' quello che la moto di serie lascia un pochino a desiderare, o comunque tende a fare vivere di meno al proprietario. Quindi tanti complimenti a voi che riuscite ad arricchire questo prodotto dando il vostro meglio, e Alberto, ti ringrazio e ci vediamo qua in giro. Grazie al padiglione 2 dell'EICMA. Ciao, buona giornata, ciao.